Italia 2015 siamo allo stand Alba Tramezzini. Nulla di meglio che stare qui, sentire i profumi dei nuovi piatti pronti che tu presenti e avere una compagnia così gradita come quella di Mimmo Albano, il proprietario di Alba Tramezzini. Mimmo, bentornato. Ti ringrazio Fabio, buonasera a tutti. E allora, quest'anno Alba Tramezzini, oltre a conservare tutte le caratteristiche degli altri anni, bellissimo stand, buonissimi prodotti, ricette nuove, presenta in anteprima assoluta una vera novità. Dici di cosa si tratta? Abbiamo presentato in anteprima assoluta al Tutto Food la nuova linea di piatti pronti Antica Trattoria Italiana. È una linea di prodotti, secondo noi, innovativa, prodotti naturalmente di qualità, come è nostra abitudine fare. Sono prodotti innovativi perché hanno una shelf life abbastanza lunga e quindi che consente al gestore, al cliente di avere la possibilità di non avere resi, poiché un primo piatto dura 90 giorni. Ecco, allora diciamo intanto quali sono le caratteristiche principali che contraddistinguono questo prodotto. Questo è il prodotto così come si presenta, una estrema macchinabilità. Massima macchinabilità, quindi permette di sfruttare al meglio le potenzialità di ogni macchina, perché per spirare le carichiamo fino ad 8 pezzi. Una shelf life di 90 giorni, la shelf life per intenderci è la vita prodotto, quella entro il quale il prodotto va consumato. Ma soprattutto, oltre alla shelf life, la cosa importante che ci tengo a dire è che sono prodotti senza conservanti. Sono senza conservanti, ecco, diciamo io ti ridò gentilmente il pacchetto da 300 grammi, un'ottima monoporzione. Mimmo, diciamo esattamente come stanno le cose. 2 mesi fa mi hai chiamato, ci siamo sentiti telefonicamente e mi hai detto, sai, a Venditalia se ce la faccio presentiamo una novità strepitosa. Mi hai raccontato di Antica Trattoria Italiana e io ti ho detto, scusa Mimmo, ma come ti è venuto in mente? Mi racconti nuovamente la storia per condividerla con gli amici di VenninTV.it. Com'è nata l'idea di fare un prodotto, chiamandolo Antica Trattoria Italiana, e secondo quali principi? Beh, i principi sono semplici. È nata l'idea, è nata da un'immagine vista un giorno di una antica trattoria italiana. Questa immagine evocava quelle che poi sono le caratteristiche intrinseche del nostro prodotto, quindi il prodotto genuino, il prodotto fatto come una volta, il prodotto che è fatto con materie prime e con materie prime fresche, quindi con olio extravergine di oliva, con pasta trafilata al bronzo, con materie prime non decongelate ma che derivano appunto dal prodotto fresco. Naturalmente, mettendoci prodotti di qualità, il risultato finale è sicuramente molto buono. E io vedo che nel frattempo ci sono due signori lì vicino che tra poco andrò a intervistare facendogli un agguato, e in modo indiretta, in assoluta diretta e in modo assolutamente genuino ci faremo dire che cosa pensano di quei fusilli alla mi pare siciliana. Sì, alla siciliana, che stanno cominciando ad assaggiare. Mimmo, allora, oltre a questa gamma che comprende 7 referenze. 7 referenze. Ci dici quali sono? Sì, sono le polpette con il sugo che hanno spopolato durante la manifestazione, al penultimo giorno le abbiamo già terminate tutte. Sono i fusilli alla siciliana, i sedanini al pomodoro basilico, 2 referenze da mangiare fredde, quindi il polpo con patate e l'insalata di riso, che è anche un prodotto per chi non mangia carne, quindi un prodotto vegano. E infine le pennette alla matriciana. Oltre alla parmigiana di melanzane. Oltre alla parmigiana di melanzane, fatte veramente come si facevano una volta. Beh, io vi dico, io sono napoletano, la parmigiana di melanzane è un'arte nella nostra città, ha delle tradizioni radicatissime, bisogna saperla fare nel modo giusto, e posso garantirvi che proprio la parmigiana di melanzane, un prodotto che io ho assaggiato, gustato e gradito moltissimo, è straordinaria. Mimmo, complimenti. Grazie.
davvero complimenti. E raccontiamo in un minuto cos'altro avete presentato oltre alla linea antica trattoria italiana, che ha un'immagine anche in questo caso strepitosa. Sì, altri prodotti che abbiamo presentato durante questa manifestazione è la nuova linea di tramezzini, quindi di gondola, nata dopo l'acquisizione di un'azienda veneta. Abbiamo presentato nuovi formati anche di panini microondabili e la serie di panini che uscirà a breve in serie limitata, appunto. Nel frattempo continua la vostra collaborazione insieme alla Fast International con il distributore che riesce a riscaldare in un minuto i vostri prodotti microondabili. Sì, sicuramente la nostra collaborazione con FAS si fortifica di anno in anno, quindi sicuramente da questa collaborazione nascono sempre nuovi progetti e nuove sinergie che sicuramente fanno bene al mondo del vending. Bene, e allora Mimmo, io nel frattempo non posso mangiare né la parmigiana di melanzane, né il polipo con le patate, né tutte le prelibatezze che purtroppo sono intorno a me, perché devo continuare a fare interviste per documentare attraverso microfono e telecamera tutte quelle che sono le novità presentate a questa manifestazione. Ti invito a salutare gli amici di vendingtv.it. Un saluto a tutti e grazie. E a guardare poi con continuità il nostro portale www.vendingnews.it, il portale di informazione della distribuzione automatica italiana, che è diventato in pochi mesi il più guardato nel mondo. Amici, noi continuiamo, non lasciateci, non andate via, perché altre novità vi aspettano. Fabio Russo per vendingtv.it, qui allo stand di Alba Tramezzini insieme a Mimmo Albano. Un saluto a tutti.